Allora, io sono Sora Marina e abito in via Leini, davanti al fantastico Bulling. Sopra quasi Le Jardin d'Afrique, che è quella birreria famosissima dove spessissimo scoppiano risse indicibili. Allora, io comprendo, perché lo comprendo, che ci sono dei limiti sui vostri interventi, perché si può arrivare fino a un certo punto, oltre non si può andare, bisogna andare, ok. Ma se viveste nella nostra zona, forse vi rendereste conto in che situazione siamo. La sera noi non usciamo più. Io sono volontaria e faccio 118, sono 2 anni che quando faccio il turno pomeridiano mi faccio venire a prendere e riaccompagnare a fine turno, perché ho paura di rientrare alle 11 di sera da sola. Questo è il colmo, mi pare, no? Quindi qui non è il Vespasiano che puzza. E questa è una cosa. Gli anziani non escono più, mia madre è stata scippata l'anno scorso in pieno giorno, donna di 86 anni. Impuniti, per carità, perché poi è una roba che sappiamo non vengono mai presi. Negozi. I negozi di Corso Vercelli sono ormai tutti negozi non italiani. Si possono contare sulle dita i nostri ancora, la nostra panetteria o la nostra macelleria. Ci sono negozi aperti tutta la notte, ci sono parrucchiere africane aperte tutta la notte, phone center a go-go, dove sicuramente, per certo, lì dentro si produce anche altro. Allora, il problema è, come diceva prima, è la quarta volta che venite con le stesse cose, giusto? Ma se è la quarta volta che veniamo con le stesse cose, evidentemente qualcosa non è stato risolto. A chi ci dobbiamo rivolgere? Perché attenzione, che quella zona sta diventando calda, sta diventando veramente calda. Gli animi, e qui sì che viene fuori poi il razzismo, che non dovrebbe esistere. Con queste condizioni verrà fuori un razzismo duro, si sta scaldando la zona. Lavori sono stati fatti, marciapiedi nuovi, panchine nuove, giardini nuovi, vero. Peccato che siano anche quelli posseduti dagli spacciatori. In quelle panchine nuove, belle, non si siede l'anziano, ma si siedono loro con le bottiglie di birra che regolarmente e spacciano. Quindi è inutile che si faccia una facciata e si tenti. Per carità, giustamente, fa piacere. Ma si tenta il restyling così visivo, dopodiché lo utilizzano gli stessi. Quindi voglio dire, cerchiamo di essere non accaniti contro lo straniero, accaniti contro la delinquenza, perché c'è anche la delinquenza italiana, perché se lì c'è la gestione di queste robe qua, non credo che la delinquenza italiana lasci proprio tutto in mano. Si spartiranno anche delle cose, ma non sta a me andarlo a cercare. Allora, a me, ripeto, non mi si può dire razzista, io ho fatto 35 anni di sindacalista CGL, quindi non sono razzista, sono in Croce Rossa da 20 anni, volontaria, lavoro gratis, quindi non mi si può dare la razzista, ma sono stanca della delinquenza, non tollero più la delinquenza, bianca, gialla, italiana, non me ne frega, non tollero più la delinquenza. E vi dico che si sta facendo, sta pigliando fuoco. È vero che è una zona di molti anziani, ma attenzione, prima che capiti qualcosa, fate, intervenite, vi prego. Io sto veramente facendo un discorso, cercando di farlo più equilibrato che posso, senza attaccare l'uno e l'altro, ma la delinquenza, i negozi aperti tutta la notte, che vendono alcol, è andato via Troni, sono andata via Carpisia, stanno andando via tutti e prendono possesso loro. Ma non perché sono loro, vi fanno mai una ricevuta fiscale quando andate a comprare lì? Provate, bisogna chiederle, ti guardano come, l'ho ricevuta? Sì, l'ha ricevuta, capito? Allora, è questo che bisogna combattere, non lo straniero, l'andazzo che gli è permesso di mettere in atto, l'andazzo che gli è permesso, questo è, buono.